ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene. Benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, oggi è martedì, quindi nuova reaction. Era un sacco di tempo che volevo fare questo video, però ho avuto altre priorità per le reaction precedenti. Poi mi sono ricordato che avevo questa idea: perché non reagire ai peggiori trucchi di magia, cioè ai maghi imbranati, cringe, mettetela come volete. Lasciate subito, immediatamente, 10.000 like se volete un episodio 2 dei fail dei maghi in televisione sul web. E mai come questa volta devo ricordarvi che in descrizione trovate il link al mio corso per diventare dei maghi non imbranati come quelli che vedremo. Quindi non perdiamo altro tempo, come al solito, cuffie in testa e partiamo. Parto dal presupposto che non sono qui per insegnare niente a nessuno e neanche per screditare o offendere i maghi che andremo a vedere. È solo per farci una risata, perché capita a tutti di sbagliare, anche a me è capitato. Ovviamente, avendo la possibilità di editare i video, non metto i miei sbagli in telecamera, anche se alcuni sono stati molto divertenti, perché purtroppo sì, anche i migliori sbagliano. Ma vabbè, vediamo questo sbaglia il numero da indovinare, figuraccia del mago Carlo Fox in diretta. Beh, si definisce psicomago, che cosa vuol dire? Psicomago. Psicomago, mai sentito psicomago, mentalista. Se io avrei anche il tempo, un minuto gliene dimostro. Se io avrei... First reaction, shock. I congiuntivi, signor psicomago. Non sbagli i congiuntivi. Come vede, abbiamo anche un foglio bianco. Ok. Io gli lascio il pennarello e tutto. Lei deve in questo caso immaginare che è il direttore di una banca. Sì. Ci siamo? Sì. E nella sua mente deve buttare la mano. Ah, buttare la mano, tipo, buttiamo giù dei numeri. Adesso lei mentalmente butti la mano nella sua mente. Sì. E che ridere se faceva. Quante dita ha buttato? Lo sa solo lei, non io. Sì. Benissimo. Allora, in questo caso, quello che deve fare adesso, noi dobbiamo formare, okay, il primo numero. Se quello l'appoggia, così lei se lo segna, senza, io non guarderò mai. Ok. Se lo segna per i fatti suoi. Lei adesso deve segnare. Cosa ha messo lì? Hai mano delle palline di carta? I diti che ha buttato nella mano. I diti? Aggiungendo uno facciamo il primo numero. No, aspetta, non ho capito, mi sono perso. Ma adesso aggiunga uno. Sì. Aggiungendo uno facciamo il primo numero. Ok, quindi se ha pensato il 4 diventa il 5, no? Adesso a questo numero già mi sto confondendo, però 2 per formare il secondo numero. Se lei quindi aveva 5 5, 7 e diventa, abbiamo già due numeri, giusto? 5, 7, io facciamo che ho pensato il 4 sottraendone 1. Okay. Al numero precedente abbiamo il terzo numero. 5, 7, 6. Ci siamo? Sì. Adesso aggiungi 2 nel numero l'ultimo per formare il quarto numero. Nel numero l'ultimo, un po' confusionario, 5, 6, no, 5, 7, 6, 8. Quattro cifre. Esatto. Un numero PIN, giusto? Okay. Benissimo. Io non posso mai sapere quello che lei ha scritto e quello che lei ha pensato. Beh, diciamo che aggiungendo 2, poi togliendo 1, aggiungendo 2, bene o male, basta sapere il primo e poi gli altri ci arrivi, no? È semplice aritmetica. Io gli faccio solo una domanda. Le faccio, una signora, signor mago Carlo Fox. Sì, c'è per caso, vedo un numero 3? No. Non c'è? Ok. Bene. Però l'ultimo numero dei numeri che lei... in questi quattro c'è un numero pari, vero? No. Incredibile. Allora, torniamo indietro. Sì. Lei ha pensato un numero con le mani. Ok, già qua sta ricapitolando. E questa è una cosa che non bisogna mai fare. Allora, lei mi sa che non ha seguito bene le istruzioni. Cioè, non è un errore suo. Se lei ha sbagliato, significa che il mago non è stato chiaro nelle istruzioni. Questo è un errore che ogni tanto capita anche a me. Io dico, no, allora, le ho detto di fare così. Però se inizia a redarguire e rimproverare lo spettatore, è un errore tuo. Perché vuol dire che, in questo caso, non ha seguito bene la procedura, perché non ha capito, perché tu non sei stato chiaro con le indicazioni. Poi su quel numero non deve scriverlo, deve aggiungere uno. Sì. È formato il numero. Ok, io vabbè, l'ho fatto, sì, giusto, okay, allora. Fatto. E poi ho tolto uno e poi ho aggiunto due. 6 e 8. Benissimo. Benissimo. Allora il numero dovrebbe essere... Momento di panico, perché qua lui ha detto sì, cioè lei gli ha detto sì, ho fatto tutto quello che mi ha detto e quindi il gioco dovrebbe essere riuscito. Ma lui sa che, già sa che non è riuscito. Ce la fa? È psicomago, un attimo, sta leggendo nella mente. No, siccome la trasmissione deve andare avanti, io non posso rimanere qui con lei. No, ma come? 46-57. È sbagliato. Sicura? Sì. Te lo posso dire io, qual è? Sì. 68-79, il mio numero era il 5. 68-79, era il 5. Forse lui doveva dire compreso tra 1 e 5, magari con l'1 col 5 non ha funzionato? Non lo so. Fammi guardare. Nella sua mente, aspetta che trovo l'errore, così do la colpa a lei. Ehi, questo sì, questo per far capire direttamente che anche per,
quando ci si mette un po' lo stress. Vabbè, allora, no, la prossima volta andrà meglio, bene, noi come... ora dal... Poverino, mi è dispiaciuto, perché non hai neanche cercato di trovare un out, niente. Fox, che ringrazio, andiamo avanti e parliamo di spettacolo teatrale. No, mi è un po' dispiaciuto, non so che altro dire, mi è dispiaciuto, cioè se alla fine si è reso conto di aver sbagliato e detto, lo stress, mi è dispiaciuto, sono serio. Appena aperto questa clip mi sono subito messo a ridere perché già l'avevo vista in un video di Diego qualche mese o anno fa, apro e chiudo parentesi, mi sono fatto mandare il link dal mio amico Gabriele così la reazione sarebbe venuta più genuina, ma questa la conosco perché appunto l'ho già vista, ma per chi non la conoscesse è un cult, guardiamolo comunque perché fa troppo ridere. Presentiamo Gianni Mornati. Gianni Mornati. C'è già il commento della Jalappas. Mago di professione, non dilettante. Si vede dalla faccia, eh? Che si presta e si presti. Ecco, buongiorno. Oh, scusi, no, che un attimo. Che c'è? Cosa c'è? È incredibile, le lucciole. Dove? Dove? Mi sto dando il delight in uno studio illuminatissimo. Dove sono le... Cioè, per farvi capire, ve lo faccio vedere. Teoricamente l'effetto dovrebbe essere che compaiono delle lucciole e lui le prende, le mette in tasca da qualche parte. Però quello che si vede è nulla, perché lo studio è illuminatissimo e non si vede nessuna luce. Ma dove sono? A quest'ora. Ma dove? A quest'ora. Ma bravo cosa? Mischiare un mazzo di carte e pensarne una, così, ecco. Mentalmente. Cosa così? Sta facendo? Sì, sì, così. Scelga la carta di carte. Non bisogna mettere pressione, vai gli spettatori. Fai, sì, adesso scelga, adesso sii veloce, fai veloce. Stai facendo un gioco, non è un'interrogazione. L'ho scelta. La carta, dica, adesso ormai ce la può dire e non si può più cambiare. Sette di picche. Sette di picche. Non si può più cambiare, Si accomodi. Sette di picche resta. E ora? Cosa fa? Tabacco? No, carte. Cos'è? È un mazzo di carte. Questo è un mazzo di carte. Lei dovrebbe chiudere le gambe, stringere le gambe. Ah, giusto. Ma contare, doppio senso? Contare. Si vede. Gli ha dato uno scappellotto dietro la testa. E a voce alta fino a che arriva alla sua carta. Il sette di picche? Sì, okay. Al sette. Di... No, mettendo le mani a mano sulle sue gambe, così, a voce alta. Hai spiegato come trapattoni. Sei in televisione, le carte che cadono, chiudi le gambe. Ma non poteva chiedere un tavolino, non so se è stato colpa sua, ma credo di sì, perché avrebbe potuto chiedere un tavolino, una sedia per appoggiarle. Per non fare l'accampato così. E intanto la roba che fa super ridere è lui che inizia a ravanarsi nella tasca dei pantaloni e della giacca. Trovate anche il suo sguardo. Eccola. Lui? No. Puoi capire. Quadri. 8. Sì, vabbè, anche lui. Cioè, come fai a confondere quadri con picche? Cioè, non hanno neanche lo stesso colore, vabbè. 9. 50, 51, non c'è il 7 di picche. Ah, vede, io avevo immaginato questa scena questa notte. Ma dai. Sceglieva una carta che sceglieva il 7 di picche. Per quello un mago. Che sceglieva, avrebbe scelto. Vabbè, io non sono il maestro dei congiuntivi, però se vai in televisione. L'ho messa nella mia tasca. L'ho messa nella mia tasca. Ed è sbagliata. E rimette la mano e... L'unica cosa che non so è come ha fatto a sparire il set di picche, a meno che veramente non si fossero messi d'accordo, ma non credo. Non lo so, questa è l'unica cosa che veramente non mi spiego, mi ha fullato. Come fa a mancare solo il set di picche? O ne mancano tante? Faccia vedere la carta! Ce la faccio vedere! Sì! La facciamo vedere! Sì. La facciamo vedere! Tre volte, sì! Vediamola! Intanto quella che aveva prima l'ha messa nella tasca sinistra e ha tirato fuori un'altra. Sbagliato. No, non è questa. Come? Non è questa. Come? Ma che bello. Vediamo un attimo. Guardate come Ravana cercando. Ma aveva già nascosta una in tasca. Il commento della Jalappa. C'è un imbarazzo in studio. Mago, eccola. Vediamo. Fuori. Il 3 di picche. Non è. Dai, non è già qualcosa. Secondo me lui doveva fare il mago comico. Perché fa ridere? Cioè io non sto provando imbarazzo, sto facendo ridere. Vediamo un po' se ce n'è un'altra. Vediamo. E quante ne ha in tasca? Fanno così, vediamo un po'. Che questo... Purtroppo non c'è tempo, sta finendo il programma. Dai, ti prego. Cos'è? Finalmente anche lui dice bravissimo, dice giurato inferocito. Ma poi quello che era lì seduto è rimasto veramente stupito perché ha tirato fuori 5 carte, cioè l'effetto potrebbe comunque essere forte, perché io non ho ancora capito come ha fatto a far scomparire proprio il 7, perché alla fine gli ha chiesto di pensare una carta, però il fatto che avesse almeno 5 carte in tasca smorza un pochino il finale, no? Se fosse stata l'unica sarebbe stato un po' meglio. E invece dopo che ne tira fuori 5 il tipo è comunque stupito, che va bene, sono meglio di 51, però che ne sai quante ne aveva alla fine. Poi vabbè, ci sarebbe un terzo link che è la compilation di fake di giochi di magia, che però dura troppo e se lo facessi in questo video verrebbe veramente troppo lungo. Se non volete vedere un altro, come vi ho detto all'inizio, 10.000 like e faccio il secondo episodio. Spero di non aver offeso nessuno dei due maghi che abbiamo visto in questa puntata.
puntata mi hanno fatto veramente ridere, soprattutto il secondo, anche se l'avevo già visto, è veramente un evergreen. Il primo, come ho detto, mi ha fatto un po' pena, però guardando performance di questo tipo si riconoscono quali sono i gravi errori che fanno i prestigiatori anche quando vanno in televisione. La preparazione è la prima cosa, bisogna esplorare tutti gli scenari. Nel primo caso era un numero da 1 a 5, quindi c'erano 5 possibili outcome e tu dovevi essere preparato per ognuno di quei 5. Nel secondo caso i due errori più gravi sono stati: il primo, non aver provato il delight in studio con le luci, aver parlato con i ragazzi delle luci per metterti nella condizione di far sì che l'effetto fosse bello e non che dicessi le lucciole e sembra che stai prendendo gli acari di polvere. E la seconda cosa, controllare prima della performance in tasca, nel caso avessi un classificatore o uno stack di carte, di controllarne la posizione, quindi di sapere esattamente dove vai a prendere la carta nel caso la persona ti dica quella specifica carta. Ma vabbè, direi che per oggi è tutto, non so perché ho aspettato così tanto a fare questo video. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere le notifiche nel caso uscisse un secondo episodio, comunque per non perdervi nessun video. Ricordatevi sempre di sognare in grande, dream big, do bigger always. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao.